Per il 17° anno consecutivo la bandiera blu sventola nel lungomare pesarese per via delle sue acque belle e pulite. Ieri mattina la cerimonia per issare il vessillo di fronte al ristorante Moletto alla presenza dell'assessore all'ambiente Heidi Morotti e del vice sindaco Daniele Vimini. La bandiera blu è stata consegnata ai 56 stabilimenti balneari di Ponente, Levante e Sottomonte. Ora, come obiettivo, rimane quello di Baia Flaminia, che non è riuscita nemmeno quest'anno ad ottenere il riconoscimento. La bandiera blu, diciamo, ormai ci siamo quasi abituati, ma non è un riconoscimento così scontato. Basta vedere in giro per l'Italia, anche in un anno complicato come quello che abbiamo passato, diverse località l'hanno persa, tante località della Toscana, quindi insomma a riprova che non è, diciamo, un rinnovo automatico, una cosa che si dà per scontato, ma che è un obiettivo che si raggiunge grazie allo sforzo di tutti, diciamo, di chi si occupa della qualità delle acque, sia a livello amministrativo, ma anche delle abitudini dei cittadini, il risultato ottenuto negli anni grazie ai progressivi allacci al depuratore, insomma tante politiche che fanno in modo che la bandiera blu possa sventolare a garanzia della qualità delle acque e anche dell'accoglienza turistica, perché poi, diciamo, i vari parametri che vengono presi in considerazione non riguardano solamente la qualità delle acque, che ovviamente è il primo dato fondamentale, ma tutta una serie di elementi, dei servizi, l'accoglienza, le politiche ambientali integrate, a tutto quello che insomma in questi anni abbiamo cercato di sviluppare, per cui Pesaro si sta finalmente negli ultimi decenni, diciamo, caratterizzando. E rimane l'obiettivo di Baia Flaminia, non se l'abbiamo fatta quest'anno riconquistare la bandiera blu in Baia Flaminia, lì è un tema lungo perché poi, diciamo, non basta un anno o due di dati buoni, se ne vogliono almeno quattro, insomma è un percorso lungo, però anche lì i dati ci danno in crescita e miglioramento di vari parametri a partire proprio dalla qualità delle acque. Non ci sono state l'anno scorso giornate, diciamo, di divieto di balneazione, che a volte capitano, come immaginate, alla Foce del Foglia, quindi un trend positivo anche lì che ci fa essere ovviamente molto felici. E anche quest'anno ci confermiamo che come spiagge accoglienti, acqua pulita, mare buono, servizi adeguati sia alle famiglie che ai più giovani, insomma per tutte le fasce d'età. Quindi invitiamo tutti a venire al mare e godetevi questo nostro bel litorale.